calpestare questo suolo, perché l'immagine è la seguente. Codini, rotoli, cicciotti, vestito a fiorellini, e l'anno era l'anno accademico 1969-70, e all'auditorium del liceo classico Antonello Agostini sudava moltissimo e tentava di suonare la marcetta dei grilli. Ora, non mi dilungherò su queste mie rimembranze, perché, come ha anticipato Rosalita, è l'area di Luca che pressa, preme e freme, per cui lascio a lei la scena e vi spiegherò a poco cosa accadrà. A voi chiedo soltanto di affidarvi emotivamente a ciò che andrete ad ascoltare. Alcune critiche che vengono fatte alle mie presentazioni riguardano il fatto che io non leggo brani dai miei libri. Ora, un motivo è che mi piacerebbe che li leggeste, e un altro motivo è che mi piace, anche se a livello energetico è abbastanza dispendioso, ogni volta personalizzare la serata. E questa sera ho scelto... Allora, su questa opera del Rainbow, cantata da Julie Garland, io introduco questo racconto dal titolo Etoile mon corps pour quoi. E io un giorno stavo guardando un'antologia di Follon che mi fu regalata da un caro amico che ora non c'è più. E era una persona sobria e gentile, ed è scomparso in silenzio con eleganza, talmente in silenzio che io l'ho saputo un anno dopo la sua morte. E questa antologia conteneva un acquarello di Follon, e questo acquarello l'ho poi ridisegnato come omaggio questa cara persona, e il titolo di questo acquarello era appunto Etoile mon corps pour quoi. In questa antologia c'era una frase di André Breton che suona così: conosco la disperazione a grandi linee, la disperazione non ha importanza. È una fatica di alberi da cui nascerà ancora una foresta. È una fatica di stelle da cui nascerà ancora un giorno di neve. È una fatica di giorni in meno da cui nascerà ancora la mia vita. Ero sveglia già da un po', quando la tua impellenza di risolvere, di dare nomi e gesti definitivi al divenire, si è materializzata in quel consueto scampanellio che mi fa sempre allarmare, oggi di più, insistente, improrogabile. Non ti ho aperto, non sono disposta a farti sempre entrare, oggi sono disponibile, ma per pensarti. Il mio vivere ha bisogno di pause per allestire la tela, ordinare i colori, scegliere i pennelli ed accogliere le immagini di un esterno ancora estraneo. Con bradipo incedere, tartaruga espongo diffidente piccole porzioni di pelle.
pelle all'aereo denso di insidie, coriacea, forse longeva, ma portatrice di ferite. Difendo il territorio dell'intimità, concedo all'amore di violarmi i confini, ma ne attendo allertata le calamità. E stavo scrivendo prima quando hai suonato i tasti sbagliati. Fatico ora a riprendere la melodia, non lo so, però lo sento, animale nel recinto prima di un temporale, sgroppo e vorrei scappare, pericolo. Chissà quale urgenza mi volevi urlare prima. So che le tue corde esigevano un'alzata di diverse ottave. Oggi ho bisogno di sordino intorno e rileggo i miei sussurri per te. Tu ora esprimi un mondo che somiglia ad un acquarello di furoni, pennellate leggere, improvviso un colore esplode. Taglio surreale nella pace acquosa, poi ritornano il bianco, il blu, la quiete e ancora due stelle per occhi, cielo, simboli minimi per non turbare, timidezza, a difesa della mente sovrana, il cappello incalcato a trattenere le carce attente. Tra un cuore piccolo piccolo traspare, luce rossa. E trattengo la voglia di disegnare un arcobaleno sulle tue labbra, aspetto i tuoi colori dal mio pennello, gocce irrigate si poggiano sui piedi, senza fretta, so che le vedrai ed andremo insieme nel blu stellato, ma non trattengo la curiosa spinta ad aprire la porta, tu non ci sei, al tuo posto. Volumi cartacei ingombranti e sudano le mani. Un concerto di dissonanze scuote la gran cassa. Non manca nulla, nemmeno una virgola. Mi hai ridato tutte le parole. Ogni pennellata, ogni scritto, ogni spartito, ogni botta di emozione per disegnare una al mittente, senza appello. La tua fretta di vivere il domani non mi appartiene. Ma tu non vedrai quelle gocce sui miei piedi farsi limpide e salire. Non vedrai le callosità del costruire un'opera grande. Non vedrai le lunghe da intonacare con l'affetto, non vedrai l'arcobaleno che ora posso disegnare sulla tua labbra, non vedrai il mio sorriso di tartaruga procurante una vita, non sentirai quel dettaglio imprevisto fuori tempo del mio cuore, ancora una ferita, dove ho messo l'argento per posso usare il blu stellato, a te non sei più. Faccio un piccolo stacchetto pubblicitario perché e vado ad introdurvi il cadeau della serata. Nel senso che spesso alle presentazioni di libri l'autore parla, a volte gli vengono fatte domande, eccetera, e poi più o meno applausi e complimenti e ciao, arrivederci. Ma c'è un piccolo dettaglio, i libri si dovrebbero leggere, onde per cui io sono qui a farvi questo stacchetto pubblicitario perché voi possiate annusare, toccare in 5-6 minuti, non storia molto, mi abbeverò un attimo, i
i miei libri che sono lì da quella graziosa signora in quei capelli rossi. Oh, in occasione di questa serata ho pensato di farvi una sorpresa, nel senso che con un libro c'è, signore e signore, ci sono i saldi, c'è un CD-ROM che è il promo della sottoscritta, dove ci sono io che declamo più o meno carinamente, abbiate pietà, e insieme a me ci sono due braiece, udite udite, per chi acquista due libri, due, c'è oltre al CD-ROM un cosa bellissima secondo me, che è un ebook, quindi voi potrete leggere, ascoltare, guardare, nel senso che c'è musica, ci sono anche delle cose visive, e c'è anche lì un inedito che è il mio Purple Shaker nel primo mio CD-ROM, e un altro inedito che è Email per un Killer, scritto